Bollette, luce e gas, costi insostenibili per i ristoranti. Aumento dei carburanti, trasporto pubblico in difficoltà. Marche, nel 2021 è la regione con più irregolarità nel lavoro. Centro Studi Pesaro, la nuova offerta formativa. La mezzanotte bianca dei bambini pronta a colorare la città di Pesaro. Buona serata, benvenuti al nostro telegiornale, il telegiornale ufficiale della provincia di Pesaro Urbino che potete trovare solo sul canale 80 Rossini TV. Oggi è martedì 30 agosto e apriamo questa edizione parlando come ieri dell'insostenibilità di bollette di luce e gas anche per le attività del nostro territorio. Ieri siamo andati a capire la situazione che stanno vivendo gli albergatori, oggi invece vediamo come se la passano i ristoratori. Non si tratta più di restrizioni dovute alla pandemia, se poter accogliere la clientela in sala o se mobilitarsi per il servizio di asporto per il domicilio. La paura più grande per i ristoratori oggi è rappresentata dalle bollette di luce e gas, con costi più che raddoppiati e che ora sta mettendo con le spalle al muro i gestori dell'attività. La situazione in questo momento è abbastanza grave perché diciamo che sia il gas che la luce, il gas da 1 euro al metro cubo si è passati a più di 2 euro. Per quello che riguarda invece l'energia elettrica, da 20-30 centesimi si è passato a 54 centesimi, ha chiuso oggi così la cosa. Quindi le bollette sono in qualche modo impazzite. Anche perché in questo momento, dire, è vero che i ristoranti, come diceva qualcuno, sono pieni, però non è vero che questi ristoranti poi riescono a fare dei profitti veri, perché l'energia elettrica come il gas non lo subisce solo i ristoranti, ma lo subiscono tutti, quindi tutti i giorni c'è un continuo aumenti dei prezzi che vanno dalle cose più disparate, dall'olio alla carta, a quello che può essere il pesce, la carne. Bisogna ricordare che veniamo da 2 anni in cui i ristoranti sono aperti, in questi 2 anni hanno dovuto indebitarsi, quindi questo era il momento opportuno per fare un po' di cassetto per poter affrontare il governo. Diciamo, l'incognita più grossa è questo inverno, quando iniziano le scuole, tutti sono a casa, inizieranno a fare i conti dei soldi che sono rimasti in tasca, se c'è anche qualcosa per uscire, per andare al ristorante. Da qualche settimana alcuni ristoratori, poi seguiti a catena da altri, hanno deciso di inserire nel menù il costo della bolletta che sono costretti a pagare, per far capire anche ai commensali il motivo di un eventuale ritocco dei prezzi. C'è una campagna a livello nazionale che è partita da circa una settimana, in cui si invita ad esporre quello che è stato l'aumento delle varie tariffe dal 2021 al 2022, in maniera da fare partecipi anche la clientela di quello che possono essere i costi di un esercizio ristorativo e degli aumenti che hanno avuto. Però ripeto, l'elemento energia è uno degli ultimi costi aggiuntivi che si sono sommati dall'inizio della guerra. Quindi diciamo che tutto sommato è un costo rilevante che preoccupa, perché l'estate pochi hanno acceso i condizionatori perché è stata un'estate abbastanza buona in cui si poteva stare fuori, pochi hanno acceso il riscaldamento, ma a settembre poi invece le fonti di riscaldamento o di raffreddamento andranno accese e da lì allora iniziano i guai. I ristoratori pesaresi sono sempre stati degli ottimi ristoratori, quindi cercheranno di fare il possibile per fare il meglio possibile sia nei prezzi sia nel servizio, perché questo è praticamente l'obiettivo. E questo aumento dei costi non sta guardando in faccia davvero nessuno, la situazione è tragica infatti anche per il trasporto pubblico, come ci spiega il direttore generale di Adriabus, Massimo Benedetti. Vediamo. I carburanti sono diciamo così, il nostro dolore quotidiano,
perché noi comunque siamo un settore che per la legge non è definito energivoro, in realtà però viviamo di carburanti. Il gasolio rispetto all'anno scorso già ha fatto il suo bel incremento di circa il 30%, sta leggermente invertendo la tendenza all'aumento. Quello che non ci fa preoccupare moltissimo è il metano. A Pesaro tutti i mezzi sono a metano, perché negli anni passati abbiamo fatto una scelta anche sostenibile, sia dal punto di vista ambientale ma soprattutto dal punto di vista dei costi, perché costava fino a dicembre dell'anno scorso costava molto molto meno anche rispetto al gasolio. Ad oggi misuriamo incrementi del costo della materia prima, quindi metano, di oltre, che si avvicina al 400% rispetto a dicembre. Quindi quando diciamo che c'è un incremento del 400%, siccome in valore assoluto sono cifre importantissime, stimiamo che se si dovessero congelare così le cose, quindi senza nessun peggioramento, solo per i carburanti dovremmo avere un incremento dei costi di circa 1,5 milioni di lire all'anno, che sono per noi cifre insostenibili. Come cercate di recuperare quelle spese che avete in più da dicembre 2021? Noi possiamo agire soltanto su quello che è la nostra gestione, che sono delle briciole rispetto a, naturalmente, alle esigenze che si sono manifestate con lo shock del prezzo dei carburanti. Allora stiamo pensando di poter fare anche dei corsi di guida, diciamo così, economica, conducenti. Per fortuna abbiamo fatto un grande rinnovo del parco veicoli e quindi i mezzi nuovi consumano sicuramente un po' di meno, ma stiamo parlando di piccolissime percentuali. Gli enti affidanti hanno deciso un ritocco dei biglietti, chiamiamoli di corsa semplice, in ambito urbano, biglietti orari. È un ritocco più che altro che serve anche per cercare di far fidelizzare di più l'utente, cioè dice: guarda, se tu viaggiavi sporadicamente comprando 10 biglietti al mese perché ti sposti 10 volte, fai bene i conti che potrebbe anche convenirti fare un abbonamento. Insomma, ecco, si accorcia la forbice tra il prezzo del singolo biglietto e il prezzo dell'abbonamento mensile. Quant'è l'aumento? Mediamente intorno al 10% dei biglietti. Per quello che riguarda i costi per gli abbonamenti per gli studenti non c'è nessun tipo di variazione rispetto agli anni passati, quindi diciamo, almeno questo problema i ragazzi non lo affronteranno. Anzi, c'è una novità che, andando presso il sito del Ministero, mi pare, dell'Economia, è possibile andare a scaricare personalmente un bonus trasporti, detto così, del valore di 60 euro, che potrà essere utilizzato per l'acquisto dell'abbonamento annuale, o comunque degli abbonamenti per poter utilizzare il trasporto pubblico. Il rapporto annuale dell'Ispettorato Nazionale di Lavoro nell'anno 2021 ha evidenziato nelle Marche un tasso di irregolarità pari all'83,40%, la più alta rispetto a tutte le altre regioni italiane. Le violazioni accertate si riferiscono a 4.528 lavoratori, 665 dei quali completamente in nero, 223 soggetti a sfruttamento. Irregolarità che riguardano da vicino specifici settori come quello delle costruzioni e dei servizi di supporto alle imprese. Nel settore delle cooperative di lavoro è emerso un tasso di irregolarità pari all'83%, con un 10% di lavoratori in nero o irregolari. Ed ora cambiamo argomento. Sembra ormai alle spalle l'emergenza idrica che abbiamo vissuto in questi ultimi mesi. È stata infatti diminuita la portata di prelievo dal pozzo del Burano di Cagli a seguito delle abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni che hanno rifocillato i corsi d'acqua della provincia di Pesaro Urbino. Una decisione presa dal Comitato Provinciale di Protezione Civile che rende possibile ridurre la portata di prelievo da 300 litri al secondo a 150.
comitato provinciale che si riunirà settimana prossima per analizzare nuovamente la situazione. Ed ora parliamo di scuola, in questo caso della nuova offerta formativa presentata da Centro Studi di Pesaro per il nuovo anno scolastico. Andiamo quindi a capire in questo prossimo servizio di cosa si tratta. Il Centro Studi Pesaro è un centro di preparazione scolastica che svolge preparazione al diploma per ragazzi in età scolastica al mattino e adulti, lavoratori, sportivi, in forma individuale al pomeriggio. Quindi abbiamo due modalità principali di lezione, forma collettiva al mattino e individuale al pomeriggio. Noi facciamo principalmente preparazione al diploma in tutti gli indirizzi. Abbiamo lavorato e abbiamo rapporti con scuole pubbliche paritarie di tutti gli indirizzi. E chiaramente poi ci sono delle scuole che sono più scelte di altri, però abbiamo un personale docente di una decina di persone, tutti under 40 sostanzialmente, che ci consentono di svolgere tutte le materie. Tutte le materie, in particolar modo alcune, quali sono i corsi che vanno di più? Allora, stiamo registrando una crescita negli ultimi due anni del liceo scientifico sportivo, dopodiché è in crescita anche il liceo delle scienze umane, dopodiché ci sono le scuole classiche, amministrazione, finanza e marketing, che sarebbe la classica ragioneria. C'è una discreta richiesta anche dell'istituto turistico e dopodiché ci sono i vari indirizzi dell'ITIS, il liceo scientifico, queste sono le scuole principali. Le classi non superano mai le 8-10 persone per quelle che sono le materie comuni, italiano, storia, inglese, matematica, e le 2-3-4 persone per quelle che sono le materie di indirizzo. Piccoli gruppi che ci consentono di lavorare più in fretta, con maggiori risultati, e seguendo dei programmi sintetici, cioè andando ad approfondire le basi, onde evitare di fare tante cose che poi non vengono assimilate. I ragazzi si trovano a loro agio perché al Centro Studi Pesaro abbiamo sempre sviluppato molto la cura della persona, il rapporto con le famiglie, e la cura della persona oltre che sul piano didattico, sul piano umano. Non diamo grande importanza all'aspetto della valutazione dei voti, dei compiti in classe, quanto alla spiegazione, proprio per mettere a proprio agio e consentire di recuperare quel, non dico passione, ma quell'interesse per lo studio. Noi facciamo assistenza universitaria e preparazione ai test di ammissione. Abbiamo svolto preparazione più o meno per tutti i vari test che ci sono nelle facoltà numero chiuso, e per quanto concerne l'assistenza universitaria facciamo o dei pacchetti per tutto l'anno che vanno a svolgere preparazione per più esami, oppure sul singolo esame. Siamo soliti iscrivere anche ragazzi in corso d'anno, in particolare verso i mesi di novembre-dicembre oppure a febbraio, concomitanza della consegna delle pagelle. Ci sono ragazzi e famiglie che valutano l'iscrizione. Siamo circa una decina di tutor, laureati e comunque competenti nelle nostre materie. Siamo tutti giovani, appunto, per creare un clima anche di maggiore avvicinamento ai ragazzi. E noi normalmente abbiamo la mattina un orario scolastico classico, quindi ognuno ha il suo orario e la sua aula, dove poi i ragazzi si spostano e creiamo per loro quotidianamente mappe concettuali e schemi in modo da aiutarli nell'apprendimento dei concetti basilari, perché quello che notiamo soprattutto negli ultimi anni è una grande difficoltà da parte dei ragazzi di età superiore di riuscire a trovare i concetti base delle materie che vanno a studiare. Il nostro compito è proprio quello di aiutarli in questo percorso, anche per dare loro un metodo e un mezzo nel caso in cui decidessero poi di proseguire gli studi anche all'università. Ecco, delle lacune che però magari con le prove invalse potete vedere e notare quali sono i miglioramenti, come sono andati? Allora, quest'anno rispetto ai due anni di Covid c'è stato un lieve miglioramento per quanto riguarda l'ambito delle lingue straniere, l'inglese, probabilmente anche perché i ragazzi sono più
come dire, aperti a queste nuove forme di linguaggi. Però rimangono delle grosse lacune ancora, soprattutto nelle materie letterarie e matematica. E quindi noi cerchiamo di aiutarli in questo. Perlomeno nelle mie materie quello che si denota è una forte carenza nell'ambito della scrittura in italiano e anche nel linguaggio proprio, nell'utilizzare termini specifici o nell'utilizzare magari anche un linguaggio più vasto. Vengono fatte a marzo e servono per monitorare regione per regione l'andamento scolastico. Quello che si denota è che il Covid ha creato questa grande spaccatura, ma c'era già negli anni precedenti comunque, quindi è diciamo uno strascico che va avanti da circa il 2000 comunque. Avete anche alcuni studenti riconosciuti con il certificato DSA BES, quanti sono e che modalità di insegnamento applicate nei loro confronti? Allora, ne abbiamo alcuni tutti gli anni e ovviamente cerchiamo di aiutarli soprattutto facendo schemi alla lavagna, perché hanno bisogno magari di avere l'apporto scritto che non sempre nella scuola pubblica veniva fatto, hanno bisogno magari di appunto avere i concetti chiave ben precisati. Normalmente facciamo ore da tre quarti d'ora in realtà, nel senso che in questi 45 minuti cerchiamo di intensificare maggiormente il lavoro in modo da creare anche un dialogo con i ragazzi, che per noi è fondamentale. Diversi ragazzi, diciamo più della metà, dopo aver recuperato gli anni, fatto quindi un primo anno con noi, decidono di proseguire il percorso, si trovano bene da un punto di vista relazionale ma anche da un punto di vista didattico, e quindi poi terminano il percorso verso il diploma proprio con noi. Stiamo avendo una buona richiesta, in particolare l'anno scorso abbiamo incrementato le iscrizioni dopo il periodo del Covid, perché tante persone avevano maturato delle esigenze diverse rispetto alla scuola, a quello che offriva la scuola pubblica, e quindi abbiamo lavorato in forma online, in presenza, nel recupero di anni scolastici, nel recupero di singole materie, quindi abbiamo avuto molta richiesta. Quest'anno appunto i colloqui sono in corso, fino ai primi di ottobre le porte sono spalancate. Ecco. In occasione del 78esimo anniversario della liberazione di Pesaro dal nazifascismo, avvenuta il 2 settembre 1944, è fissato a venerdì l'appuntamento al Monumento della Resistenza, celebrazione che avrà inizio alle 17:10, poi il corteo si sposterà alla chiesa di Sant'Ubaldo e arriverà in piazzale Collenuccio per la deposizione della corona. A seguire un momento di preghiera in memoria dei caduti e poi l'intervento del sindaco Matteo Ricci e i saluti delle associazioni combattentistiche ed Arma. Liberazione della città dal nazifascismo, che viene celebrata anche dalla biblioteca Bobbato attraverso l'evento Il rovescio della luce, viaggio nella memoria della nostra terra nella Seconda Guerra Mondiale, che avverrà venerdì 2 settembre alle ore 21 presso la Chiesa dell'Annunziata a Pesaro. Uno spettacolo che vedrà il racconto di alcune letture a cura della poetessa pesarese Laura Corraducci e del direttore artistico degli Amici della Prosa Cristian Della Chiara. Domani, 31 agosto, ripartono gli appuntamenti di AMAT al Teatro Sperimentale con cantiere aperto per My Body Trio, progetto di Stefania Tansini, uno spettacolo che vuole mettere in risalto la follia della vita e un'accettazione disarmata dell'essere fragile, dove tutto ciò che siamo e che facciamo è sempre a un passo dal limite. Da giovedì 1 settembre torna il Festival di Danza Contemporanea Hangar Fest con 5 settimane di spettacoli, una 19esima edizione che si svolgerà fino all'8 ottobre nel centro storico di Pesaro con 47 eventi, di cui 19 spettacoli con 8 prime assolute, 4 coproduzioni, un'anteprima internazionale, una retrospettiva fotografica e una rassegna di videodanza. Oltre al Teatro Maddalena sarà un festival che verrà ospitato dalla Chiesa dell'Annunziata, da alcune vie e piazze del centro storico di Pesaro, dai musei civici e dal cortile di Palazzo Montani Antaldi. E continuiamo a parlare di eventi. Per la 12ª volta la Piazza del Popolo e il Centro Storico di Pesaro torneranno a colorarsi con la Mezzanotte Bianca dei Bambini.
A colorare gli ultimi giorni dell'estate pesarese ci pensa la mezzanotte bianca dei bambini. In due giorni, sabato 3 e domenica 4 settembre, ricca di giochi e divertimenti per i più piccoli. Una 12ª edizione in cui i bambini potranno passare dei momenti con i loro amici dei cartoni animati preferiti, dove saranno intrattenuti dagli spettacoli di Rainbow e Coccole Sonore, collaboratori creativi e artistici dalle 18 a mezzanotte. Abbiamo una serie di attività di laboratorio e gioco in Piazza del Popolo in tutte le varie aree. E poi abbiamo dei main event nel palco centrale. Sabato sera alle 21 ci sarà lo spettacolo Rainbow Kids Show con tutte le property, insomma, della grande casa produttrice Rainbow. Ci saranno Wings, 44 gatti, Pinocchio and Friends, Sam Rentot, eccetera eccetera. E domenica sera invece sempre alle 21 con Coccole Sonore, Greta, Whisky Ragnetto, si balla tutti insieme in allegria, via. Coccole Sonore fa parte di un network familiare digitale che copre tutte le famiglie italiane e quest'anno presentiamo, oltre ai soliti laboratori tradizionali di giochi per bambini, dei giochi autoprodotti da noi, nuovi, che poi troveranno probabilmente un'uscita nel grande commercio l'anno prossimo, che sono relativi alla serie televisiva di cui siamo produttori, che è Whisky e i suoi amici, che va in onda su Cartonito. Quindi quest'anno le famiglie troveranno nuovi giochi, i laboratori tradizionali e in più uno spettacolo nel giorno di domenica, dove ci saranno alcune parti tratte dai cartoni animati della televisione, rimesse chiaramente in spettacolo, quindi ci sarà la nostra talent Greta, la mascotte Whisky Ragnetto che fanno i balletti, in più ci saranno una serie di scene che interattive con il mega wall che c'è dietro, intratterranno i bambini. Anche lì poi canzoni, sempre legate ai temi molto importanti dell'ambiente, della tutela dell'ambiente, del giocare insieme, del passare del tempo insieme tra bambini. Ormai penso che siano tanti anni alla banca, è da tanti anni che è a fianco di questa importante iniziativa. Coinvolge chiaramente tante famiglie del distretto pesarese e non solo, perché poi raccoglie anche nelle prime periferie. Sicuramente una cosa molto molto interessante. Chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale con una notizia di sport. La Vis Pesaro, in attesa del debutto in campionato di domenica contro la Recanatese, ha deciso di blindare Nicolò Gucci fino al 30 giugno 2026. Dopo l'arrivo a gennaio 2021 con 46 presenze e 11 gol, l'attaccante classe 1990 si è guadagnato il rinnovo di contratto che lo vedrà vestire i colori biancorossi per altre 4 stagioni. E continuiamo a parlare di sport, perché questa sera in prima serata su Rossini TV alle 21:20 vedrete e conoscerete tutte le informazioni per poter iscrivere i vostri bambini o i vostri adolescenti a questo bellissimo progetto Sport per Tutti. È un progetto che permette di fare attività sportive da settembre a dicembre gratuitamente. Quindi approfittate di questo bando che ha vinto la società appunto sportiva che lo organizza, un bando regionale che darà appunto sul territorio soldi da investire in queste attività sportive che saranno appunto gratuite. Per avere tutte le informazioni guardateci questa sera alle ore 21:20. E vi ricordiamo che domani torna la nostra consueta rassegna stampa Il Buongiorno Rossini in diretta alle 7:20, in diretta sul canale 80 e sulla nostra pagina Facebook. E adesso invece vediamo come sarà il meteo per i prossimi giorni. Intanto io vi auguro una buona serata.